Buonasera e ben ritrovati alla Pallaminardi di Ragusa. Si recupera la 22esima giornata del campionato di Serie 1 di basket femminile sponsorizzato TechFind. La partita che si doveva giocare subito dopo la Coppa Italia. Tre lunghe praticamente straniere per Venezia, che adesso va a canestro. Intanto Chiara Consolini va a depositare il due pari, appoggia al vetro, va a realizzare il 4-2. Angelo prova a fare tutto il campo, poi va da Natali che scarica ancora sulla propria playmaker, che tenta e trova la tripla del 7-2. Fuori da Natali, e tre punti Venezia, timeout Ragusa. Si muove contro trucco, va ad appoggiare a canestro. Si è riusciti a limitare le sfondate offensive di Venezia, Lia. Sì, per il momento sì, adesso molto brava Trucco, che prima aveva subito canestro per non difendere nell'ultimo metro. Va Santucci fino in fondo, lo scarico poi per Trucco, morbida la mano di Valeria, e allora due punti Ragusa. Quel pallone per Martina Bestagno, va a Tura, cerca la via del canestro, un po' debole la difesa di Ragusa nella circostanza. Buona l'azione di Avacuier. Pan cerca la via del canestro, Pan poi si ferma, poi va alla conclusione e fa bene, la prende e la segna, che va a girarsi a realizzare, e allora doppia nel punteggio, 15-30. Palleggio, arresto, tiro, canestro, Marshall, pallone per Santucci, poi dentro per cui l'attacco lo fa con Deborah Carangelo il pallone, poi per la conclusione a segno da parte di Elisa Penna. Da Penna omette un pochino la fase difensiva in questo caso. Fino alla fine buonissima però la difesa di Ragusa, che invece va a recuperare questo pallone e a chiudere nella maniera migliore questo secondo quarto. La lunga della Reyer rollando la porta via, lei chiama il cambio in ritardo alla sua compagna che non si è accorta. Troppe possibilità che sono state date a Ragusa, che termina con la tripla di Marshall. Per Penna, poi si va da Pan, Fabelli cerca la via del canestro, si va da Petronite che appoggia il vetro, e allora Manadreir che attacca con Penna, va alla conclusione da tre punti e realizza Isabel Harrison il canestro con il fallo. Romeo se lo vede con Attura, il pallone per Marshall che prende e spara la tripla, Ty Marshall. Ultima azione, 6 secondi, va fino in fondo Attura, pallone per Natali, si va ancora da Panna che ritorna da Natali, Bestagno a segno. Scarico per Consolini che rinuncia al tiro da tre, fa bene. Un arresto e tiro perché c'era un difensore pronto a disturbare. Pallone in angolo per Valeria Trucco che tenta la giocata da tre punti di Natasha Howard. Va a segno Chiara Consolini, ricaccia ancora indietro, la passa l'acqua, finale. Sì, è in discussione. Sì. Ragusa che si riporta sul meno 11. Pan a segno. Harrison a depositare a canestro. Più 10 Venezia. Di riaprirla clamorosamente Romeo. Qua non riesce a
Ricol Romeo, una cosa pazzesca ancora di Ricol Romeo. Deve fare chiaro che la Raier negli ultimi minuti ha leggermente fatto scendere l'intensità, però questo è quello che bisogna fare. Lo ricordiamo perché in queste fasi finali sulla rimessa ogni fallo è antisportivo negli ultimi due minuti. È buono il primo. Buono anche il secondo. Menzi in attacco con Penna che va da Attura. Ragusa rinuncia al fallo. E allora Lumana Reyer vince la partita.